Benvenuti finalmente dopo un anno di attesa e un ufficio nuovo nel secondo episodio dell'Antishow incredibile. Mamma mia, il vostro Sus è talmente in hype che gli ruota il dadino. E ci siamo capiti quando a Sus ruotano le cose. Comunque guardate quanto è bello. Sarebbe bello avere, come dire, un setting per un late show incredibile così. E beh, per adesso noi ci abbiamo... Sono le piante che il cameraman usa per il suo format così, però diciamo che ce l'ha prestate. Beh, giustamente voi direte, vabbè, ma avete fatto addirittura un downgrade rispetto al primo episodio che c'avevate la scrivania. E vabbè, diciamo che si sono persi durante il cambio di ufficio. Però adesso ci accontenteremo e produrremo un episodio molto serious. E adesso è il momento di far entrare lo show osso più incredibile del Godverse di questo universo, Sua Maestà. Scheletro incredibile, vada Sua Maestà. E benvenuti, incredibile, il secondo episodio sbattuto la manina dell'Antishow incredibile in questo stage. E volevi, vabbè, citazione di un vecchio meme incredibile. E no ragazzi, purtroppo il nostro stage è questo qui, un po' così. Ci siamo impadroniti delle piante che il cameraman usa. Lo so ragazzi, rispetto a quello, quando noi diciamo le show, anti-show, vi immaginate una roba del genere. Un giorno, che ne sapete, se un giorno l'anti-show avrà uno stage incredibile. Però per adesso vi dovete accontentare di questo stage rimediato incredibile. Ma prima di tutto presentiamo Sus. Salve a tutti. Sus ci rimane male se non lo presento. Benvenuti incredibili nella seconda puntata dell'anti-show. Mamma mia ragazzi, il vostro scheletro è super incredibile, pazzesco, carico incredibile. Salutiamo il cameraman incredibile. Ciao a tutti. Hai sentito quanto è bravo il camera? Pensate, è passato già un anno dal primo episodio dell'Antishow, che andò benissimo all'epoca, nonostante il fatto che la sua durata è incredibile, 1:46 per una puntata incredibile dell'Antishow. Quest'anno abbiamo fatto, diciamo, un accordo con il camera incredibile che per far produrre più puntate dell'Antishow, almeno una ogni 3 settimane, ogni mesetto, le dobbiamo fare massimo di 20 minuti, anche un po' di meno, altrimenti ci sta guardando malissimo il camera. Sus, fai qualcosa. Cameron, vedi di lavorare, non rompere! Quindi dobbiamo cercare di produrre delle puntate un pochino più sintetiche, ma ricche di contenuto. Piccolo recapino incredibile per tutti quelli che giustamente non hanno idea di cos'è l'anti-show incredibile. L'anti-show incredibile è il format incredibile che nel Godverse incredibile aveva reso Sus e il vostro scheletro incredibile i più importanti personaggi del Godverse incredibile. C'era pure il programma del King, il podcast dove parlavano di cose Sus, però il vero programma era l'anti-show incredibile. Tutti vedevano l'anti-show, vero Sus? Noi eravamo famosissimi, raccoglievamo tanto godo, avevamo una troupe, costumisti, microfonisti, cioè avevamo tutto. E ma qui abbiamo solo sto cameraman disgraziato. Ehi, l'anno scorso alla fine siamo riusciti, nonostante il nostro stage piccolissimo, abbiamo prodotto una puntata incredibile dell'Antishow, andò benissimo per l'epoca. Il vostro scheletro è felice. E quindi quest'anno adesso abbiamo un ufficio nuovo incredibile, il cameraman fa video gameplay incredibile, noi abbiamo sconfitto il bruco con l'aiuto di tutti, anche se sono morte, diciamo, un sacco di persone, Sus. Sì, diciamo che abbiamo perso molti alleati, però bisogna andare avanti per il godo e per i nostri alleati che non ci sono più. Ecco, e quindi dobbiamo andare avanti e riportare l'Antishow nella sua gloria incredibile per noi e per tutti quanti. Quindi, incredibile, cosa parlerà nella puntata incredibile di oggi? Vai Sus! Allora, nella prima puntata abbiamo parlato del tema della natura. Oggi parleremo del tema dell'artificiale incredibile. Esatto, parleremo del tema dell'artificiale. Così per fare il contrasto con la prima puntata che abbiamo parlato del naturale. E oggi parleremo dell'artificiale. Direi di partire incredibile. Direi di partire subito con una piccola introduzione incredibile, perché al vostro scheletro piacciono introduzioni incredibili. Oggi parleremo di artificiale e, come ormai saprete, in questa epoca incredibile, nonostante siamo in questo universo e non nel Godverse, l'intelligenza artificiale è diventato un tema caldo, se non caldissimo, vero Sus? Già l'intelligenza artificiale è, diciamo che è diventato proprio un argomento, come dire, hot in vari sensi. Sembra quasi che hanno aspettato che producessimo la seconda puntata dell'Antishow per parlare di intelligenza artificiale. Però questo è un Sus malizia incredibile. Allora io direi di partire dalla definizione. Sua Maestà, che cos'è l'intelligenza artificiale?
Suse parte subito col carico da 90. Cerchiamo di dare una definizione così con onestà e intelligenza artificiale e non di che cos'è l'intelligenza artificiale. Come potremmo definire l'intelligenza artificiale incredibile? Sicuramente è un programma, è un raggruppamento di dati incredibili, fatto ovviamente a livello informatico incredibile, che cerca di simulare l'intelligenza umana. Quindi praticamente è un cervello umano, ma informatico, fatto di dati incredibili, che verrà usato per copiare la mente umana incredibile, non degli abitanti del Godverse, ma solamente di voi umani, di questo universo incredibile. Ti piace, Sus? Mamma mia, sono questa, quando lei mi dice che sono intelligente, io ammiro la sua intelligenza e non artificiale ossuta. Bisogna fare le carezze Sus anche in primavera. Giustamente questo è un argomento, come diceva Sus, le sentite parlare ovunque, perché accendi il telegiornale, intelligenza artificiale ha fatto questo, clicchi quello, delle cose incredibili. Ma giustamente voi vi starete chiedendo, voi che parlate dell'intelligenza artificiale incredibile, ma voi che venite dal Godverse, com'era l'intelligenza artificiale nel Godverse? È un'ottima domanda, ragazzi, bravi, vi faccio un applauso. Come vi avevamo raccontato nell'episodio scorso, quando parlavamo di natura e di come Terrarium, il nostro pianeta Terra nel Godverse, aveva un buon rapporto con la natura, e la natura in questo universo è distrutta dall'uomo e delle tecnologie incredibili. Beh, voi dovete sapere che nel Godverse, nonostante la natura fiorisca incredibile, ci siano anche abitanti come Sus. Esatto, ci sono delle piante incredibili, per realtà ci sono anche tanti pianeti nel Godverse e anche universi, no? Però dovete capire che su Terrarium incredibile l'intelligenza artificiale è arrivata a livelli incredibili, ci sono città fluttuanti e robot in giro, però vanno d'accordo con l'umanità incredibile. Non devi stare con l'ansia che ci sia un Terminator che ti vuole mettere un tubo nel culetto, vero Sus? Quello no, magari, sono nei film queste cose, per favore. Invece in questo universo il rapporto con l'intelligenza artificiale, almeno all'inizio di come stanno andando le cose, è molto preoccupante, perché la gente ha paura, e fa bene aver paura, perché se l'intelligenza artificiale da una parte potrebbe risolvere un sacco di problemi per la vostra umanità incredibile, che da noi hanno già risolto, però non vi possiamo dire come si fa, perché lo dovete scoprire da soli. In questo universo il fatto che l'intelligenza artificiale possa risolvere e dare risposte a dubbi incredibili, amletici, dell'umanità, questa cosa terrorizza l'uomo, vero Sus? Esatto, e questa cosa la possiamo applicare a tanti ambiti diversi, come ad esempio la scuola. Avevo letto recentemente di una notizia che alcuni docenti, ad esempio, non vogliono che l'intelligenza artificiale con sta ChatGPT, ma che te chatti con ChatGPT, arrivi nelle classi incredibili perché i ragazzi copiano. Che da una parte ha senso, perché se questi copiano, come fai a vedere se sanno le cose? Però dall'altra parte non puoi fermare tutto. Allora che facciamo? Leviamo le lavagne tecnologiche, leviamo i computer, tutto? No, bisogna adeguare i ragazzi a usarle in maniera intelligente. Ecco, così pensa il vostro Sus, con la sua grande testa non artificiale. E questo è per fare un esempio, ma l'intelligenza artificiale si può applicare su qualsiasi cosa, sul mondo del web, con gli algoritmi incredibili, e sul mondo delle scienze incredibili. Addirittura l'ultima cosa che ha letto il vostro scritto incredibile è che ora gli scienziati vogliono cercare di chiedere all'intelligenza artificiale, che si sta evolvendo a una velocità incredibile, tutti i dubbi incredibili che loro non riescono a risolvere. Tipo, creami questo, l'intelligenza artificiale, scrive questo, oppure creami questo. Non va bene così, non va bene, perché se date troppo potere poi succedono i casini, e poi non succede come nel Godverse, che andate tutti d'amore e d'accordo, ma qui finite a darvi le bastonate a vicenda. Non va bene così, capito? Quindi cercate di impegnarvi e di tenere sotto controllo l'intelligenza artificiale incredibile, per fare in modo di arrivare a un livello normale come noi eravamo nel Godverse. Poi per carità, se volete costruire robot incredibili, volete costruire robottine sexy, mamma mia, subito! Quelle a Sus piacevano molto. Le città fluttuanti, macchine volanti, strade volanti, tutto volante. Però cercate di essere intelligenti e non farvi impadronire dall'intelligenza artificiale. Perché infatti, vi faccio vedere un'altra foto incredibile. E con questa foto incredibile intendo proprio che tutto questo sta portando una paura fottuta nei confronti delle persone. Perché hanno paura, come giustamente, ragazzi, è una paura che purtroppo potrebbe rivelarsi in realtà. Se l'intelligenza artificiale si evolve e arriva a livelli incredibili, comincia a dire, ma che ci stanno a fare questi umani non Sus? Io posso impadronirmi, diventare io stessa un umano artificiale, un simbionte, e cacciarli via tutti, però Sus. Esatto, quello che nel Godverse invece non è successo, perché noi abbiamo applicato delle restrizioni incredibili, e quindi anche l'intelligenza artificiale pensa, quindi come diceva la canzone, pensa prima di fare le cose, ecco. Quindi sì, bisogna avere timore, perché da una parte non so come potrebbe andare in questo universo. Noi possiamo dirne dalla nostra esperienza godoversosa come sono andate le cose nel Godverse, ma in questo universo potrebbe succedere di tutto. C'è una notizia al giorno che non Sus, e poi ci sono quelle Sus, quindi mi raccomando, abbiate paura, ma siate compassionevoli, che tutto questo potrebbe rivelarsi buono, perché potrebbero succedere un sacco di cose belle, lavori nuovi. Pensate voi che cercate un lavoro. Ecco, adesso il vostro schermo vi dirà una soluzione incredibile. Mettete che voi volete cercare un lavoro, neolaureati, basta friggere palle
patatine a McDonald's, un giorno avrete robot da lucidare, vero Sus? Mamma mia, pensa a aggiustare le robot mignone! Sus, ti prego, dobbiamo rimanere di un certo livello in questo show incredibile. Va bene, ok. Quindi spero che vi sia piaciuta questa introduzione sul tema dell'artificiale. Vi abbiamo spiegato i nostri punti di vista incredibili, le paure incredibili, e direi di andare avanti incredibile. Adesso ci sarebbe lo spot time, ma abbiamo perso la sirena, vero Sus? E se l'è portata via mano, mi sa, perché non ce l'abbiamo più la sirena dello spot time. Ma tanto non ci abbiamo spot, quindi... Sì, nel primo episodio a quest'ora avevamo messo uno spottino incredibile con la sirena, però abbiamo perso la sirena e non abbiamo neanche uno spot, quindi... A chi tocca cameraman adesso? Tocca a Udinò. Tra poco, incredibile, Udinò Magic farà un trucco di magia incredibile, credo, se se l'è preparato, speriamo. Quindi taglio incredibile e ci vediamo con Udinò, sperando che non fa disastri, Lucius. Vai, Udinò! Quindi, a tra poco! Eccomi! Udinò è arrivato, è cascato, ci faccio male comunque! E non ho detto che non devo fare figuracce! È il grande momento di Udinò! Io c'ero Udinò e sono un mago! Un mago, un cappellino, un mago, un fiocchetto! E faccio dei trucchi di magia! Incredibile, però oggi non ho preparato uno perché mi hanno detto che non devo fare figuracce. Ho fatto le sciorce, sciorce, le magie che sono andate abbastanza bene. In questa seconda puntata di Antichio parleremo dell'artificiale, però non ho trovato dei trucchi di magia che parlavano di artificiale. Quindi mi farò vedere una cosa incredibile. Guarda, oggi mi farò vedere i trucchi del Blackpool Magic Convention 2024 che Udinò ci voleva andare ma poi non l'hanno invitato. Sono rimasti senza parole per i trucchi di magia di vostro Udinò incredibile. Quindi per fare contrasto all'idea di artificiale, che l'artificiale sta rubando il lavoro anche ai maghi paghi come il vostro Udinò, che invece fanno tutto naturalmente la magia di Udinò, oggi vedremo dei trucchi di magia velocissimi e incredibili grazie al computer, che è intelligenza artificiale il computer alla fine. Ma vediamo il primo, vediamo che fuoco il tuo ragazzo. Non ho capito, è wind. Ha messo il mazzo sotto e magicamente questa magia vera. E beh, bravo Dio quanto sia, però sono più bravo io. Bravo, tutti che ridono, che vi ridete? Questo che fa? Ok, ha fatto diventare delle cuffiette una tazzina. Ma c'è quanto sono bravi, team. Sono bravi. Guarda. Questo fa forte nelle baccarelle. Incredibile, per una volta non ha fatto una figuraccia lui, vero Sus? Mi piace questa nuova tecnica di Udinò di far vedere maghi abilissimi. Non che lui non sia bravissimo, lui è incompreso perché viene dal Godoverse. E prima di passare a Krauski e a delle opere a quanto pare generate con l'intelligenza artificiale, quindi sarà divertente sicuramente da vedere, adesso tornerà un incredibile momento reveal incredibile, che ormai il camera non fa le reaction e neanche ci invita, maledetto camera, vero Sus?
e cattivo cameraman. Una piccola review nella seconda puntata dell'Antiscio Incredibile, dove vedremo questo video simpatico che dura 3 minuti, che è un video generato dall'intelligenza artificiale che si chiama Il futuro dell'umanità, l'IA predice i 400 anni in 3 minuti. Pensate voi che lavorone incredibile, Rosus. Ma io non ci credo, sicuramente avrà letto notizie in giro. Oh, bisogna stare attenti con l'intelligenza artificiale. Su, se sei pronto? Mamma mia, andiamo. Abbiamo levato la pianta perché altrimenti su non vedeva. E adesso ci vedo meglio, quindi 3, 2, 1, vai camera in clicca. 2040. Quindi fino a qua diciamo che va tutto abbastanza bene, però su, mamma mia. Gli arcadiani, questa è tutta roba che ha pensato un'intelligenza artificiale, su, eh? Quindi fino al 2040, insomma, poi 2070 arrivano, mi sa, i cavoli, vero? Mamma mia. L'età distopica. Wow. C'è già predetto che inquineremo lo spazio nel 2100. Cioè, siamo finiti sottoterra? Wow. Ah sì, vedi, siamo finiti sottoterra e poi siamo tornati sopra, tipo delle talpe. Un pochino ricorda il Godovers, ragazzi, tutto questo, eh? Wow. Quindi nel 2250, ragazzi, avete speranze, la natura tornerà a fiorire, vedete? Secondo l'intelligenza artificiale. Che poi sta cosa fa paura perché è molto simile al Godovers, tutto questo, eh? Io lo ripeto, ve lo mettiamo in descrizione sto video, eh? Guarda che roba! Come stiamo? Questi ci hanno copiato del Godovers! Cioè l'IA è riuscita ad andare nel Godovers, a quanto pare. Viaggia pure attraverso le dimensioni. Sembra veramente che sia andata nel Godovers a fare bu bu e poi è tornata qui. All'ultima fase del 2070 praticamente diventate esseri tipo quelli di Bloodborne, praticamente. Vi fonderete con l'intelligenza artificiale, vedete? Diventate dei programmi con le gambe. Wow. Assurdo. Insomma, non so se abbiamo fatto bene a vedere questa cosa, perché è venuta ancora più ansia, secondo me, la gente che ci segue. Beh, sì, effettivamente su questa ragione. Non pensavamo che questo video fosse così catastrofico. Per farvi un piccolo recap incredibile, praticamente nel 2040, diciamo che la situazione è così e così. Poi ci sta la fase dopo, che vi faceva vedere che lo spazio veniva inquinato. Come fai a inquinare lo spazio, Sus? Ci lanciano le macchine, non lo so. Giustamente, quando finisce lo spazio qui, lo buttate nello spazio, birbanti. E poi l'umanità va sottoterra, e poi ritorna, e costruisce con la natura, e poi diventano esseri tipo Bloodborne, e poi simbionti, e poi c'è l'apocalisse. Insomma, più o meno questo è il riassunto del vostro scritto incredibile, fatto con passione e compassione. Diciamo che è molto simile a quello che è successo nel Godverse. Infatti questa intelligenza artificiale di questo universo è un pochino sussa, eh? Non farti gli affari tuoi. Non andare nel Godverse, impicciati. Pensa a costruire qui il futuro, non a copiare il Godverse. Ma in realtà IA, vero, sus? Infatti IA, off dei coglioni. Sus è sempre brutale in queste cose incredibili. È molto simile a quello che vi abbiamo raccontato noi del rapporto buono che c'è tra la natura e gli abitanti del Godverse incredibile, che però sono tante razze diverse, esseri strani che voi non potete neanche immaginare, incredibile. Però è anche molto simile l'ultima parte, soprattutto quando c'è la natura che si fonde con l'intelligenza artificiale. Noi non ce l'abbiamo però degli Cthulhu che vi mangiano a forma di intelligenza artificiale. Quello non c'è nel Godverse. Forse c'è in un pianeta che non abbiamo scoperto. Sus. Evidentemente la trasmissione dell'Antiscio non arrivava laggiù. Comunque ci ha messo un po' di ansia sta cosa, sinceramente. Speriamo di tornare nel Godverse prima di questa catastrofe incredibile. Mannaggia, questo video ha fatto allarmare Sus. Comunque spero di non avervi allarmato con queste cose incredibili, ragazzi. Tanto sono 400 anni. Voglio sai quante cose possono accadere in 400 anni incredibili. Che ne sapete incredibili. Comunque adesso, per tornare un po' di buon umore dopo questa tristezza imminente, direi di passare la linea a Krauski e alle sue opere incredibili. E poi noi ci ritroviamo tra pochissimo con il momento in segreto incredibile, con i commenti su incredibile, e poi l'intervista, insomma, cose incredibili. Quindi taglio incredibile a tra poco. Sempre arrivato su Fanta. Buongiorno, sono professor Jankowski. Jankowski, ricorderete di me per gli shorts sui quadri incredibili con valore internazionale. Allora, in questa puntata di questo show incredibile, Antiscio, puntata 2, vi parliamo appunto di intelligenza artificiale. Adesso porterò un po' di arte, perché l'arte è importante e va valorizzata sempre. Krauski. Non ho preparato opere incredibile perché, come posso dire, non c'è avuto tempo, ma voglio parlare un attimo dell'importanza e del problema di questa AI che sta rubando il lavoro a noi artisti, perché cioè tu basta che clicchi così come mai e puoi creare delle opere che sono quasi superiori a alcuni grandi artisti internazionali, non come quello del Godverse ovviamente, però alcuni incredibili. Quindi oggi con Jankowski vi farò vedere tramite un'applicazione incredibile che basta cliccare e potete creare delle opere incredibili. Però se
fossero in uno stato di ignoranza nell'arte e non sapere le regole, verrebbero degenerate da opere un po' così. Però Krakowski non avrete problemi, quindi a me l'applicazione, implicazione. Ovviamente ci sono tantissime di queste applicazioni, ne ho presa una a caso per farvi vedere. Allora, quando le metti a fuoco, non diciamo come fare. Come vedete, possiamo scegliere lo stile realistic, realistic anime o artistic. Ovviamente sceglieremo artistic. Adesso il professor Krakowski scriverà alcune cose incredibili e vedremo cosa ci creerà in questa opera incredibile. Quindi vediamo un po', vediamo il risultato. Allora, ho messo stile realistic, ovviamente, perché sono Krakowski e Robertini. Ho scritto metti a fuoco, ho messo albero, spazio, gente, numeri e sole, perché il sole scalda tutto. Adesso vedremo che opera incredibile questo programma sta per creare, quindi premiamo il pulsante e vediamo. Sto caricando, sono curioso di vedere cosa verrà. Ovviamente potete anche scrivere testi incredibili, adesso ve lo faccio vedere tramite delle parole messe a caso. Vediamo un po' cosa creerà questo programma. Tutte quelle parole ne ha prese una, forse massimo due. Questa qui non è male, è una versione un po' così, un po' fatta male dall'Ecrasi, l'Ecrasi, l'albero sacro scandinavo incredibile. Apprezzo i colori, però non c'è gente, non c'è spazio, non c'è assolutamente niente di boss. Krakowski deve bocciare assolutamente. Questa è già più interessante perché c'è effettivamente il sole, i numeri, perché sono tanti colori, forse anche quello. Però questo è fatto abbastanza bene, c'è un sacco di alberi colorati, questo è il meglio di tutti, e questo è un po' così. Diciamo che come primo tentativo questo programma non ha fatto opera internazionale, forse questo Krakowski potrebbe provarlo un pochino, però direi di riprovare con qualcosa di un suo superiore. Secondo tentativo, questa volta ho messo delle parole ancora più spicy, ho messo guerriera, quadro, drago, frutta e spazio. Voi direte perché la frutta fa bene e vi rende più sapienti nelle informazioni artistiche. Ho messo stile anime perché piace tanto a voi ragazzi, quindi direi di vedere che risultato è stato. Questa volta il risultato sia un po' superiore alle aspettative del vostro Krakowski, che forse sono troppo alte. Il vostro casco, cioè, ma è incredibile questa roba qui. Attenzione, questo qui è un drago frutto, potrebbe essere una propria internazionale. Attenzione, fermatevi tutti ragazzi, c'è un drago frutta, c'è una loli drago e c'è la frutta, frutto della passione, eccolo là. La cosa incredibile è che ha messo dentro un quadro, e questo altro qui, questo è un drago che mangia frutta, questo è un drago frutta. Sembrano un pochino usciti da qualche fantasia fuori di qualche giornalino un po' osè che il professor Krakowski non conosce, anche se quella è arte. Ditemi la vostra. Secondo Krakowski queste due opere sono assolutamente catalogabili come internazionali, perché quindi il professor Krakowski assolutamente approva il drago che mangia la frutta e il drago che si fa la frutta. Il professor Krakowski è senza parole, vi saluta che ha preso anche troppo tempo, e alla prossima con opere incredibili dal Goliwers, e non alla prossima. E quando vedete commenti così, vuol dire che è arrivato il momento dei commenti su In Segreto Incredibile, che giustamente magari tanti di voi non sanno la lore di questo micro format nell'antishow. Quando eravamo nel Godoverse ci avevamo i nostri fan incredibili che ci scrivevano i commenti sulla puntata, e noi qui non è che ci abbiamo il pubblico incredibile che avevamo là, e quindi dobbiamo usare questo sito incredibile che simula un po' la nostra esperienza con i commenti nel Godoverse. Ecco, io direi di partire, vado su questa direi di partire incredibile. Ovviamente abbiamo messo come parola artificiale perché è il tema della puntata. Direi di partire. Allora proviamo questo. Uomo di 24 anni incredibile. Uno perde mezza giornata solo a lavarsi, curarsi, l'altra mezza giornata al lavoro, che schifo. Vorrei che qualcuno inventasse la pelle sempre pulita artificiale. E poi ha messo pure che ne pensi di questo intellettuale moderno? Beh, diciamo che ha il senso dell'umorismo di un barattolo di gelatina andato a male, però diciamo che, come dire, pelle artificiale, lo so, questo birbante dove vuole andare a parare sulle donnine sus, le robottine sus, quindi vedi di metterti in testa di lavorare e non rompere. Ecco, avevo sentito sus che ha detto, quindi uomo di 24 anni, vai a lavorare e non rompere. Passiamo al prossimo. Donna di 26 anni, incredibile. Con l'avanzare dell'intelligenza artificiale, secondo me inizieranno a spuntare fuori persone che sosterranno che l'intelligenza artificiale sono persone, attenzione, e che provano sentimenti veri, non capendo in realtà che un'emulazione ben riuscita resta sempre un'emulazione, un falso, un fake, raggiungerei una, per fare una citazione incredibile. Ecco, questo è un argomento molto importante, perché giustamente anche nel Godoverse a un certo punto, quando i robot erano tanti, hanno creato il partito dei robot. Questa è una cosa che sicuramente accadrà in questo universo, Erosus.
Eh sì, infatti, cominciate a preparare la scheda di voto, eh? Quindi bisogna avere pazienza e compassione. Però ricordatevi che per tutti quelli che diranno: ah, ma quello è un robot, eh, è stato costruito. Nel Codoverse abbiamo anche amici robotici. Non bisogna confondere un essere naturale generato dalla madre natura di questo universo con qualcosa di freddo e meccanico, vero? Mamma mia, sono questa com'è compassionevole. Comunque questa ragazza ha ragione, date un premio a questa ragazza e state attenti. Andiamo avanti. Sono questa, questo lo deve vedere, potrebbe essere il commento più bello della vita. Che cosa, Sus? Ma stiamo scherzando, adoro l'intelligenza artificiale. Ma sono degli scheletrini bellissimi con una bella gnagna. Sus, dobbiamo rivalutare l'intelligenza artificiale. Poi venite a me che sono io, Sus. La sua maestà basta vedere degli scheletrini. Lui si mette a ballare, ci hanno messo pure una mega gnagna. E a me niente, uffi. Però guarda come li tocca. Vorrei essere anch'io toccato in questo modo incredibile. Comunque questo è uno dei migliori commenti della vita. Bravo ragazza di 16 anni che manda queste immagini. Mandateci altre immagini incredibili così col vostro scheletro che viene accarezzato da ragazze calienti. Pure io. Vabbè, è pure Sus che altrimenti si arrabbia. Al prossimo, Oh, questo è interessante. Svezia, 82 studenti sospesi per aver usato l'intelligenza artificiale durante gli esami. Proibirla è assurdo, servono regole. Ecco, Sus, che ne pensi di questo commento importante e contestualizzato in questo episodio? Diciamo che l'abbiamo accennato anche noi prima, il discorso delle scuole, Sus, come si bisogna comportarsi con le intelligenze artificiali. Certo, questi sono 82 geni che hanno copiato un esame. Bravi ragazzi. No, Sus, non bisogna sostenere queste cose. Su questa però magari è un esame difficile e metti che non ci riuscivano, ci sono riusciti così. Lasciate perdere Sus, che è un ragazzo un po' birbante. Comunque dovete impegnarvi, studiare e con passione si passeranno tutti gli ostacoli. Forza e coraggio, ragazzi. E concluderei con il genio. Uomo di 23 anni, sono quello che voi definireste extraterrestre. Scrivo qui perché tanto nessuno mi crederà mai. Scusate, ci sono tantissime specie viventi dell'universo. Sus, stai pensando quello che penso io? Questo è un messaggio in codice da qualcuno dal Godoverse? Assurdo, cioè, questo magari viene dal Godoverse. Specie inventi in universo, ma la più sviluppata è l'AI, quindi l'intelligenza artificiale, momento di noi domande per passare il tempo. Era partito molto bene, che sembrava un messaggio godoversoso, e poi invece è finito come un commento del cazzo, come sempre. Quindi mannaggia a questo ragazzo di 23 anni, però Sus. Infatti scrivi bene, studia. Bravo Sus, che rivede sempre i concetti fondamentali. Bene, taglio incredibile, direi di iniziare con l'intervista incredibile. No, chi sono? Sus, abbiamo un'invasione nello stage. Mannaggia. Eccoci qua, il momento del nonnino. Il nonnino vuole partecipare a questo show incredibile. Ciao, King. Discepolo. Perché continui ancora a chiamarmi discepolo? Ah, tu non capisci, diventerai il nuovo allievo del King incredibile. E la conoscenza del Nasquers, Artoria, mamma mia, Artoriuccia, quanto è bello, mamma mia. Devi assimilare le conoscenze, giovane. Sì, però stammi in ottenere la telecamera. Devi assimilare, devi studiare il potere del King, altrimenti non potrà essere trasmesso se non conosci Artoriuccia. Rin, Tosaka, Sakura, ma tu incredibile. Devi cominciare a studiare, incredibile, le conoscenze del King. Anche il nonnino di papà Caldoro vuole avere il suo piccolo spazio nello show, anche il King. King. Sus, abbiamo un'invasione nello stage. C'è il nonno di papà Castore e il King incredibile. Questi vogliono fare parte dell'anti-show anche loro. Però purtroppo abbiamo tempi stretti oggi, ragazzi, eh. Sì, infatti, cioè, per carità, il nonnino di papà Castore può fare quello che vuole. Pure il King, anche se il suo podcast, insomma, non potrebbe stonare un po' con l'anti-show incredibile, no? Potremmo regalargli un pochino di spazio nell'anti-show incredibile. In fondo siamo diventati tutti alleati incredibili. Ma tu, nonno, che fine hai fatto che sei sparito un po' con Trucio e compagnia? Dopo il combattimento, Trucio ha chiesto al nonnino di allenare quei pochi sopravvissuti per le prossime battaglie, perché quel bruco è stato sconfitto, ma non si sa mai quando arriverà il nuovo nemico. E quindi sbuvo, vi dovete allenare anche voi, eh. Sono andato a allenare i pochi sopravvissuti, io e Trucio abbiamo fatto un'alleanza spuvosa. In che senso, nonno? Io e Trucio abbiamo deciso di fare un patto dove uniamo i pochi sopravvissuti della ex-Cry con nonno che fa parte dei guardiani dello spazio, per creare un gruppo che difenderà questo universo da minacce terribili. Se dovessero tornare, smogo come voi, smogo, un messaggio da parte di Animal Scheletro. Quel brutto coso non era cattivo, Sus. Eh sì, però a quanto pare, nonno, spiegati meglio. Dopo la battaglia, Animal si è reso conto di aver sbagliato a credere a quel maledetto bruco ed è passato dal lato dei buoni. Si sta allenando duramente e vuole affrontarti, Scheletro, altrimenti non riuscirà mai a diventare un bravo ragazzo. Smogo. Quindi nonno lo sta allenando per un eventuale scontro
contro di te, scheletro. Cameron, dobbiamo organizzarci per regalare anche al nonno e al King un momento di gloria su questo canale incredibile. Ci dobbiamo accordare un pochetto, Cameron. Allora, nonno, ora vedremo un programma che andrà bene pure per te. Ti piace parlare di cose antiche e vintage, a te immagino, vero? Esatto, invece al King piacciono quelle cose un po' più così, un po' più scimbuose. L'hai sentito, nonno? Mamma, quanto è bello. Noi a caso gli stringo la mano con rispetto. Ecco. Però adesso dobbiamo finire il programma, c'è l'intervista incredibile. Nonnino, torna a allenare le cose, stai attento al King, che lo vede alle tue spalle. Che stai facendo là dietro? Sarai un vice perfetto, ma guarda che figura interessante. Anche stai studiando, vero? Il vostro King è molto contento. Questa è cultura, questo è il vero potere del King incredibile. Dovrei seminarlo tutto, giovane. Il King comincia a scrivere, vedo del talento in te, ragazzo. King, ci vediamo presto. King è partito per andare a scrivere delle cose, probabilmente. Anche il nonno va via. Ci vediamo prossimamente, ragazzi. Ma soprattutto il nonno deve andare a capire cos'è questa presenza strana. E non va bene. Bene, e adesso è arrivato il momento dell'intervista incredibile del vostro scheletro incredibile Sus. Un ospite pazzesco, incredibile, assurdo. Negli altri episodi abbiamo avuto The Rock. Oggi avremo un altro ospite internazionale incredibile che ci parlerà proprio del tema dell'artificiale incredibile. Quindi io vi presento niente po' di meno per l'anti-show incredibile, Elon Musk. Sus, mo arriva, lo rifaccia su me sta. 3, 2, 1, Elon Musk. Cameraman, dov'è Elon Musk? Evidentemente era impegnato. Cameraman, ma non abbiamo così l'ospite da intervistare. Avevi detto che sarebbe venuto Elon Musk. Io ho detto solamente che c'era una notizia su Elon Musk, non che Elon Musk sarebbe venuto al programma dell'anti-show incredibile. Sus, idee. Che cavolo intervistiamo che non c'è Elon Musk? Sus, Somestà, perché mi parla a bassa voce? Hai un cartonato di Elon Musk? No, Somestà, ne ho solamente uno di Barbie. Che ci fai con un cartonato di Barbie? Cultura. Cameraman, siamo arrabbiati con te. Ecco fatto, è vero, Sus, arrabbiatissimi. Allora, cameraman, ti diamo un minuto per risolvere la situazione, altrimenti faremo delle cose terribili. Ecco, questa sì che è una minaccia seria. Cameraman, risolvi il problema. Mi serve qualcuno da intervistare. Sì, non c'è Elon Musk, lo vedi Elon Musk? Non c'è Elon Musk, non è venuto. Elon Musk la pagherai, Mi è venuta in mente un'idea. Vai, cameraman, crediamo in te. Circa. Vai, cameraman. Ho risolto il problema. Hai risolto il problema, quindi hai trovato Elon Musk? No, però ho trovato un rimpiazzo incredibile. Sus, hai sentito? Dai, così la puntata non va in malora. Dai, possiamo fare la nostra intervista incredibile. Ma hai azzeccato il tema dell'artificiale? Vi sorprenderà questa cosa. Dai, forza, giratevi e vedete. Ok. Cameraman, ci stai prendendo in giro, vero? È un'idea geniale. Cameraman, adesso ti giuro che ti picchio. Somestà, mamma mia! Vedi che a Sus piace? Com'è possibile? Sus, non mi dire che ti piace! Somestà, ma è una cosa geniale! Ma chi è costei? Sus! Ti prego, Sus! Mamma mia, Somestà, mi sono follemente innamorato di costei! Chi sei, signorina? Ciao, sono un'intelligenza artificiale. Spero di riuscire ad aiutarti e a tenerti compagnia. Somestà, credo di essermi innamorato. Ma Sus, ma non, come puoi cadere in una trappola su cameraman? È stato un fallimento. Abbiamo detto un ospite, è vero, ci ha portato questa roba. Come si chiama? Si chiama Alexia con la Y. Sus, cosa ne pensi di questa idea assolutamente stupida del cameraman? Sus? Somestà, sono follemente innamorato di questa signorina. Ti prego, dimmi ancora il tuo nome, mia dama. Non lo so. Somestà, ora vado. Sus, calmati. Mi dovresti ringraziare, scheletro, lo sai? Perché dovrei ringraziare Cameraman? È un fallimento. Noi volevamo un ospite internazionale. Ci ha fatto venire questa sfera. Io in realtà ho risolto due problemi e neanche mi hai detto grazie. In che senso, scusami? Ho risolto il problema dell'ospite, perché sa parlare benissimo. E ho anche risolto il problema di Orni, Sus. Ecco, neanche mi stai dicendo grazie. Pessimo osso. Giuro che il vostro scheletro gli dà un pugno al Cameraman. Però questa volta devi concordare con lui. Effettivamente è un piano molto Sus. Per questa volta, Cameraman, sarò il tuo gioco. Però non lo faccio per Sus, perché Sus è dalla sua casa. Intelligenza sa benissimo che questo è uno scherzo, vero Sus? Mamma mia, Somestà, guarda che bei capelli. Vabbè, iniziamo questa intervista con Alexia, va bene Sus? Mamma mia, Somestà, voglio sapere tutto di lei. Iniziamo questa intervista incredibile. Cara Alexia, in realtà mi ero preparato delle domande, ma erano per Elon Musk, quindi non so se vanno bene anche per lei. Guarda che intelligentissima lei, eh. Cameraman, stai andando in una strada molto pericolosa, lo faccio solo per Sus, eh. Somestà, la prego, posso iniziare io con le domande? Vai, Sus. Allora, Alexia, parlami dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, nel suo significato più ampio, è la capacità di un sistema artificiale di simulare l'intelligenza umana attraverso l'ottimizzazione di funzioni matematiche. In particolare, si tratta di un settore specifico della ricerca scientifica nelle scienze informatiche che studia e sviluppa programmi in grado di svolgere predizioni a partire da un insieme di dati non impiegato durante la fase di allenamento di quest'ultimi. Megoglioni,
fatto una, diciamo, un'introduzione quasi non a livello del vostro scheletro incredibile, però insomma avrà letto in giro da qualche parte queste cose, insomma non credo siano della sua testa capellosa. Sus, come stai, anche intelligente questa, mamma mia. Alexia la pensa così, diciamo, sull'intelligenza artificiale. Beh, interessante. Adesso il vostro scheletro farà una domanda un pochino più spinosa. Come vedi l'umanità fra 100 anni? Tra 100 anni l'evoluzione delle strutture e delle relazioni sociali sarà significativamente influenzata dai rapidi progressi tecnologici, dai cambiamenti ambientali e dall'interdipendenza globale. Lo vedi che ha risposto bene? Il vostro scheletro è speechless. Che dire, due domande, ha dato due risposte interessanti, insomma. Puoi fare tu una domanda, Sus? Ma io sono appena iniziato. Come fai a essere così bella? Gentilezza, autenticità, consapevolezza di sé, buon senso dell'umorismo, empatia, integrità e passione sono tutte componenti essenziali di una bella personalità. Come sta, ma è la donna perfetta! Sus, stiamo calmi allora, non è una Sus! Ho capito, come sta, ma qua è intelligentissima, è bellissima, mamma mia! Ha dato pure una risposta intrigante. Sta andando meglio del previsto, vabbè, adesso il vostro scheletro andrà su delle domande ancora più spinose di quelle di prima. Chi è il più grande showman della storia? Barnum. È oggi forse il più grande showman della storia. Doveva dire il vostro scheletro incredibile, però diciamo ha detto un nome abbastanza intrigante. Sus, sei ancora interdetto? Beh, io vorrei fare ancora almeno altre due domande, perché chissà quando tornerà questo ospite incredibile. Cosa ne pensi dell'amore? Riguardo alle emozioni, devo credere a quello che gli altri mi dicono. Le persone dicono che sono innamorate, quindi l'amore esiste. Ma ovviamente a me non è mai capitato. Perché l'ha detto a bassa voce? Ma mi sono stata innamorata anche lei di me, è per questo che lo sta dicendo a bassa voce! Vabbè, concludiamo questa intervista prima che Sus parte per una tangente. Sus, qual è il tuo film preferito? Ecco. Star Wars, il risveglio della forza. Mi piacerebbe tanto correre come BB-8. Ha concluso pure con una risposta abbastanza simpatica. E niente, ragazzi, io direi che possiamo finire qua. No, sono vista ancora domande! No, Sus, basta, che avrà, Alexia avrà da fare in giro. Giusto? Hai da fare adesso? È diventata azzurra. Evidentemente è stanca, probabilmente. Ci sei fatto troppe domande. Ho capito, ma quando la rivedrò mai lei? Mi ha rubato il mio cuore. Io direi di finire questa intervista prima che la situazione vada nel panico. Camera, porta via questo rottame. Dai, incredibile, ci vediamo tra poco per il finale. Mannaggia, è andata via. Ma tornerà, ne sono sicuro, tornerà lei. Direi di concludere questa puntata incredibile dell'Antishow episodio 2, dove abbiamo parlato del tema dell'artificiale incredibile. È stata una puntata molto gloriosa, abbiamo visto un sacco di cose simpatiche, abbiamo chiacchierato di un sacco di cose belle. Sus si è innamorato, mamma mia. Abbiamo avuto anche King, nonno, mi ha detto quella cosa. Sus di Animal, il vostro scheletro in mente. Il vostro scheletro ha deciso una cosa incredibile sul momento, così rapido e indolore. Sus, Che cosa sono sta? A quanto pare Animal vuole affrontare il vostro scheletro incredibile per cercare di tornare sulla retta via dopo che ti sei alleato con quel bruco e hai osato ostacolarci. Molto bene. Io ti lancio una sfida. Come hai visto, io e Sus non abbiamo più i titoli. Il God Championship e il Lude Championship sono stati messi a riposo vicino a tutti i nostri compagni che abbiamo perso durante la battaglia incredibile. Ma ne creeremo altri che saranno ribrandizzati in questo universo. Il nuovo God Championship. Ti lancio una sfida, Sus. Te contro il vostro scheletro. Nel finale di questo arco narrativo incredibile, scheletro contro Animal Junior per il titolo Godo Champion. Vedremo chi tornerà campione. Il vostro scheletro ti aspetta, quindi fatti allenare dal nonno perché sarà un incontro emozionante. Sus, un roller coaster di emozioni tra Alexia innamorata e il suo maestro che lancia una sfida e tornano i match incredibili. Il vostro Sus è senza parole e io tornerò Lud Champion, perché intanto nessuno sfida il vostro Sus, è troppo Lud. E anche Sus combatterà. No, sono maestà, basta combattere, sono ancora stanco. Ragazzi, non so su cosa tratterà il terzo episodio dell'Antishow incredibile, perché non sappiamo neanche quanto è venuto lungo questo video qui. Cameron, quanto è venuto lungo circa? Siamo più o meno sui 30-40 minuti. Vabbè, visto che Cameron voleva che facevamo intorno ai 20 minuti e ne avete fatto il doppio, uscirà episodio 3 dell'Antishow, oppure daremo un po' di spazio al King e al nonno per fare magari il loro primo episodio e poi nel nuovo arco narrativo tornerà l'Antishow incredibile con l'episodio 3 che tratterà di, non lo sappiamo, però torneranno i costumi incredibili, nuovi intervistati, insomma. Spero vi sia piaciuto questo ritorno incredibile dell'Antishow, non perfetto perché non abbiamo, diciamo, una struttura ancora perfetta così. Però, insomma, rispetto a prima, cioè, abbiamo qualche pianta finta. E poi avete visto quanti video facciamo, insomma, quindi la camera mi sta lavorando tantissimo. Quindi tornerà l'Antishow incredibile. Noi ci siamo divertiti un mondo, quindi taglio incredibile. E ci vediamo prossimamente. Saluto Sus. E ciao a tutti. Posso scrivere, vi saluto. Alla prossima. Body. 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 Nine. Avvisare. 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 Chiunque tu sia, cosa stai facendo? Perché ci stai spiando? Schifosa creatura, hai una presenza terrificante. Mostrami di eliminare il problema.
fatto la tua scelta, sei di in traccio. Che diavolo? Inutile, body, body, teleporto. Posso dire un'energia diversa che il vostro nonno. Pensavo solo fosse una leggenda, perché nel godo forse non è possibile. Aveva la presenza del non godo.